grazie, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Sono Split e volevo fare questo nuovo video. E questo nuovo video consiste nel sapere un po' di cose di YouTube e volevo anche diffondere lo stato morale dell'insicurezza e della paura. Della sfiducia, della sfiducia in se stessi, cioè che tu non credi in te stesso. Allora, YouTube è un argomento molto un po' delicato per il fatto che ci stanno molte cose belle e brutte e io sono contentissimo di farne parte, perché YouTube è la parte dove tu puoi fare qualsiasi cosa. Puoi vedere qualsiasi cosa, puoi diventare youtuber, puoi diventare tramite un tutorial un taglialegna, tramite un altro tutorial puoi diventare un giardiniere, puoi fare qualsiasi cosa, addestrare un cane, tramite cioè tante cose puoi fare, musicista, cioè molte cose puoi fare e io questo lo apprezzo molto perché è una cosa rapida. Invece la cosa cattiva che non mi piace di YouTube è che per esempio è capitato recentemente dei video delle persone che condividono cose brutte e io vorrei tanto che i giovani o gli adulti, quelli più piccoli soprattutto, non vadano a vedere questi video, perché diffondono solamente male e a me sinceramente non mi piace perché sono cose bruttissime, ecco. Io non voglio andare oltre perché non è l'argomento mio, però ve l'ho solamente detto, ecco. E invece la paura, l'insicurezza, la voglio dire, perché molti di noi, compreso io, sono una persona molto, molto insicura, molto timida, molto, cioè come tutti quanti penso, non c'hanno qualche difetto, ecco. E io vorrei trasmettere alcune cose, che per esempio, faccio qualche esempio, tu vorresti, hai studiato la sera per fare una verifica importante, quindi ci tieni il voto, però il giorno dopo vai dalla professoressa e sei insicuro, quindi non ti ricordi le cose, così. È una questione secondo me normalissima, però devi cercare in te stesso di crederci, a credere in quello che fai, ma per ogni cosa. E per esempio, che ne so, vorresti parlare con una ragazza o con un ragazzo, oppure vuoi fare nuove amicizie, oppure che ne so, vorresti andare, cavolo, voglio riuscire ad andare, per dire, in montagna, però ho paura perché è troppo ripida, oppure troppo così. Fallo, però con buone cose, cioè, capito? Non esagerare, ma cercare di raggiungere tranquillamente questa cosa. E invece la paura è un fattore molto comune di tutti e è brutto, perché la paura consiste tra la luce e il buio, cioè tutti camminiamo nella luce e non camminiamo nel buio, è una questione mentale che tutti quanti ci facciamo, cioè è una cosa basilare, tutti abbiamo paura del buio, io non ho paura del buio, e quindi cercando sempre di stare, il buio potrebbe essere, insomma, l'amicizia sbagliata, percorrere un qualcosa di sbagliato, che ne so, cavolo, non voglio essere cruento, voglio ammazzare la formica, per dire, cioè cose brutte non vanno mai fatte, secondo me non devono essere fatte, ecco. Quindi cercate sempre di trasmettere alle persone, a quello che ti sta intorno, la positività delle cose, perché se tu sei positivo
le cose accadono, qualsiasi cosa. Tu se credi in qualcosa, in quello che fai, che credi in quello che vorresti fare, oppure credi di cavolo, voglio, domani voglio fare 3 gol a pallone, cioè devi fare un percorso positivo, sperando qualcosa, sperando che mi sia fatto capire. Io sono contentissimo che mi seguite, io intanto faccio anche i videogiochi perché mi piace, è una cosa che mi piace, non voglio, io i videogiochi li faccio perché non voglio stare da solo, mi piace condividere. E così faccio l'esempio che è cambiato GM e poi concludo il video. E per esempio è stata una giornata bruttissima a modo mio, per il fatto che sono andato a mettere la benzina a mio padre, perché lui non poteva che doveva lavorare, allora ho preso la macchina sua. E allora è successo che la macchina sua si è bucata, la ruota della macchina sua si è bucata, e quindi ho detto, ma come faccio? E come, ora come faccio? Mi sono subito impanicato, perché dopo mi è successo che stavo alla rotonda e c'erano tante macchine. Allora ho detto, mi ho respirato profondamente, dopo ho detto, io chiamo il mio vicino di casa, che è uno con cui posso contare, il mio migliore amico. Allora lui ha dedicato tempo a me e abbiamo risolto tranquillamente. Quindi le cose, secondo me, vanno fatte con calma. Cercare di sempre con calma e senza fretta, perché se no è un casino. Un casino, ma per tutto. Ogni quando fai una verifica, scrivi qualcosa, la matematica, non so, qualsiasi cosa. È una ricomunica. Questo video, e lasciatemi un commento di quello che pensate, di quello che anche qualcosa che voi siete insicuri, qualche domanda ci avete, io cerco di risponderla. Ecco, e va bene, alla prossima ragazzi, ciao, grazie per la compagnia.